Nascosto tra le righe, scritto nelle pagine, è il segreto per una storia infinita. È che tu non hai mai smesso di desiderare di alzare lo sguardo dalla terra fino alla luna per imprimere una volta in più il tuo nome sul viaggio, il tuo viaggio che ti ha portato fino a qui. E adesso che sei qui, nel momento più importante, nel momento, nel tuo momento, adesso raggiungi le stelle, fai volare la fantasia, sogna un sogno e ciò che vedi si realizzerà. Tifosi neroverdi, buon pomeriggio, un saluto da Alessio Colombo in diretta dal Provasi di Castellanza. Siamo giunti al termine di questo viaggio, è l'ultima giornata, gli ultimi 90 minuti se basteranno di questo campionato infinito, ma soprattutto è la finale dei playoff di Serie D, Girone A. Si parte, è cominciata Castellanzese Pondonna, è cominciata la finale, divertiamoci. Ghilardi che ci arriva sempre, la mette dentro in area di rigore per Fusi che deve sterzare la sua posizione, calcia il pallone, finisce di un soffio sul fondo. Ancora una volta Pondonna dalla bandierina, con lo schema che è già stato chiamato, destro dentro per Varvelli, prova ad arrivarci, scala in acrobazia. Ancora la palla lì per Vignali che va di nuovo dentro, il colpo di testa che passa e il vantaggio del Pondonna con balzo. Fischia l'arbitro. Parte Colombo con il destro che passa e sfiora la traversa, un brivido per la difesa del Pondonna. Vinci non c'è arrivato, ha pregato che questo pallone non finisse alle sue spalle, è finito sul fondo e adesso si prepara al rinvio lungo, ma che botta del capitano. Dentro per Perego che calcia, calcia un po' male, ha strozzato questo tiro il numero 4 e del numero 3 del Pondonna su quella fascia. Suon di sgroppata in velocità, dentro per Chessa, questo pallone lo mette giù il mago con una magia, prova a superare Vinci, passa questo pallone ma viene messo fuori da Ferrando e calcio d'angolo per la Castellanzese, un brivido per il Pondonna. Finisce il primo tempo al Provasi con il vantaggio del Pondonna, siglato, confezionato dal colpo di testa di Balzo che ha portato avanti i valdostani. Guarda, le porte c'è e si riparte, è ricominciata Castellanzese Pondonna. Batte Scala verso il colpo di testa prolungare da parte di Jantè, ma si ritorna al limite con la Castellanzese pericolosa con Chessa. L'arbitro indica il dischetto del rigore e penalty per la Castellanzese che ha l'occasione per riportarsi in partita. Giallo, secondo giallo per Ferrando. Il Pondonna rimane in 10. Tutte le speranze della Castellanzese sul destro di Chessa che va col destro, passa anche questo, passano tutti per Mario Chessa che saluta così il Provasi, riporta in carreggiata la Castellanzese al 48esimo e Castellanzese 1 Pondonna 1. La firma, neanche a dirlo, è quella del mago. Prova a mettere il turbo il 21, lo mette, poi deve mettere dentro questo pallone che passa e arriva in qualche modo a Mario Chessa, la sterzata e il destro dentro, Ghilardi! Ghilardi! L'ha fatto ancora, si trovava ancora lì e l'ha messa in porta e il vantaggio della Castellanzese, un 1-2 pazzesco come di solito accade con i neroverdi e l'esultanza del Provasi, gli abbracci dei neroverdi perché questo è un gol fondamentale da casa sua, in casa sua. Andrea Ghilardi ha segnato il gol del 2-1 della Castellanzese. Sale Perego, Colombo sulla tre quarti, vede la sovrapposizione di Talarico, area di rigore, dentro per Perego, ci arriva prima Paris e poi Colombo, mancava il capitano, eccolo qui il capitano, la mette alle spalle del portiere per il tris della Castellanzese. La storia doveva segnare, la storia ha segnato al 65esimo, è 3-1 per la Castellanzese. C'è fallo, viene fuori Federico Gulinelli, palla al piede, la palla passa per Chessa, è posizione regolare per il mago che calcia e forse la chiude qui Mario Chessa. Mario Chessa da impazzire, Mario Chessa sempre lui a segnare i gol pesanti, a segnare anche questo, ancora un altro cuore per l'estasi del Provasi che continua a esultare con maturità anche per il portiere della Castellanzese che aveva già fatto vedere carisma nell'ultima sfida. Gazzetta! Gazzetta!
18, ditemi che non è vero, ha provato la conclusione dalla tre quarti e ha trovato un angolo impossibile. La maglia mostrata al pubblico del Provasi, Gazzetta ha trovato l'Eurogol di questa domenica per fare pocherissimo al 90esimo e Castellanzese 5, Fondonà 1. Serviti sempre molto la Castellanzese, finisce qui, la Castellanzese vince i playoff 2021 del girone A. Festeggiano i neroverdi perché questo è un traguardo storico, dovevamo aggiungere storia alla storia della Castellanzese e questi ragazzi ce l'hanno fatta, credeteci tifosi neroverdi, perché la vittoria è tutta dei vostri ragazzi.